Come si chiama il tuo personaggio nel film? Allora, io sono Piliro, un ragazzo che fa le consegne al ristorante cinese, e entro dentro questa casa, vedo tutte, insomma, queste coppie così, questa casa un po' strana, tutta colorata, e loro tentano di trattenermi, io invece voglio andare via, finché poi alla fine così cedo, forse anche perché vedo belle ragazze, comunque la casa è colorata, un po' mattina, rimango dentro e vengo, diciamo, avvolto da queste vicende. Io cerco, diciamo, con il mio personaggio un po' strano, un po' borgataro, di dare un po' di colore a questa casa. Va bene? Sembra una cazzata, ma la parolacce. Chiedimi qualcosa. Che il tuo personaggio che funzione ha nella commedia? Cioè che ruolo ha? Ah, secondo me il mio personaggio, visto che è un personaggio, è un ragazzo borgataro, quindi di borgata, serve ad avvicinare appunto più persone di diversa estrazione sociale, secondo me. Quindi c'è il ragazzo ventenne di borgata e la 35enne, diciamo, tutta colta, un po' così, di Roma Nord, ecco. Mentre il Pechino, appunto, è un po' più di Roma Sud, e appunto Francesco, secondo me, vuole fare questo accostamento di persone di diversa estrazione sociale e metterle insieme e vedere, insomma, che i problemi magari del ventenne borgataro sono gli stessi del quarantenne di Roma Nord.